Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Zuglimet, compresse rivestite Zentiva Italia SRL, ultimo aggiornamento. 19 settembre 2022. Cos'è Zuglimet, compresse rivestite? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Zuglimet, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Zuglimet, compresse rivestite? Zuglimet, compresse rivestite, è un farmaco a base del principio attivo metformina cloridrato, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico biguanidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Zentiva Italia SRL. Zuglimet, compresse rivestite, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Zuglimet 500 mg 30 compresse rivestite con film, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Zentiva Italia SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo metformina cloridrato, gruppo terapeutico ipoglicemizzanti orali, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni trattamento del diabete mellito di tipo 2, in particolare in pazienti in sovrappeso, nei casi in cui il regime alimentare e l'esercizio fisico non siano da soli sufficienti a ottenere un controllo adeguato della glicemia. Negli adulti, la metformina può essere utilizzata in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali, oppure con insulina. Nei bambini a partire dai 10 anni di età e negli adolescenti, la metformina può essere utilizzata in monoterapia o in combinazione con insulina. Una riduzione delle complicanze del diabete è stata dimostrata nei pazienti adulti in sovrappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea in seguito ad insuccesso della dieta, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia adulti con normale funzione renale, GFRE 90 mL/min, monoterapia in combinazione con altri agenti antidiabetici orali. Normalmente, la dose iniziale è di 500 mg oppure 850 mg di metformina cloridrato 2 o 3 volte al giorno durante o dopo i pasti. Dopo 10-15 giorni la dose deve essere adeguata sulla base del tasso ematico di glucosio. Un aumento graduale della dose può migliorare la tollerabilità gastrointestinale. Nei pazienti che ricevono una dose alta di metformina cloridrato, da 2 a 3 grammi al giorno, è possibile sostituire due compresse rivestite con film di metformina cloridrato 500 mg con una compressa rivestita con film di metformina cloridrato 1000 mg. La dose massima raccomandata di metformina cloridrato è di 3 g al giorno divisa in 3 dosi. Se si intende passare da un altro farmaco antidiabetico orale alla metformina, sospendere il trattamento con l'altro farmaco e iniziare il trattamento con metformina alle dosi sopra indicate. Combinazione con insulina. La metformina e l'insulina possono essere usate in associazione al fine di raggiungere un migliore controllo del tasso ematico di glucosio. La metformina cloridrato viene somministrata solitamente con una dose iniziale di 500 mg, 850 mg 2 o 3 volte al giorno, mentre il dosaggio dell'insulina viene definito in base al tasso ematico di glucosio. Anziani. Data la potenziale funzione renale ridotta nei soggetti anziani, la dose di metformina deve essere regolata in base alla funzione renale. È necessario un regolare controllo della funzionalità renale, vedere danno renale sotto e paragrafo 4.4. Danno renale. La GFR deve essere valutata prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti metformina e, successivamente, almeno una volta all'anno. Nei pazienti con aumentato rischio di ulteriore progressione della compromissione renale e negli anziani, la funzione renale deve essere valutata con maggiore frequenza, ad esempio ogni 3-6 mesi. GFR mL/min massima dose giornaliera totale, da suddividere in 2-3 dosi giornaliere, considerazioni aggiuntive 60-89-3000 mg. Una riduzione della dose può essere presa in considerazione a fronte del peggioramento della funzione renale. 45-59-2000 mg. I fattori che possono aumentare il rischio di acidosi lattica, vedere paragrafo 4.4, devono essere esaminati prima di prendere in considerazione l'inizio del trattamento con metformina. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30-44-1000 mg. 30, metformina è controindicata.
Popolazione pediatrica monoterapia e combinazione con insulina metformina può essere usata in bambini dai 10 anni di età e negli adolescenti. Normalmente, la dose iniziale è di una compressa da 500 mg oppure 850 mg di metformina cloridrato una volta al giorno, durante o dopo i pasti. Dopo 10-15 giorni la dose deve essere adeguata sulla base dei valori di glucosio ematico. Un lento incremento della dose può migliorare la tollerabilità gastrointestinale. La dose massima raccomandata di metformina cloridrato è 2 g al giorno, assunta in 2 o 3 dosi separate. Modo di somministrazione: le compresse si possono rompere a metà per semplificare la somministrazione, ma le due metà devono essere prese insieme alla stessa ora. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Qualunque tipo di acidosi metabolica acuta, come acidosi lattica, chetoacidosi diabetica, precoma diabetico. Grave insufficienza renale, GFR, 30 ml/min, o disfunzione renale. Condizioni acute potenzialmente in grado di alterare la funzionalità renale come disidratazione, infezione grave, shock. Patologie che possono provocare ipossia tessutale, specialmente patologie acute o peggioramento di patologie croniche, come insufficienza cardiaca scompensata, insufficienza respiratoria, recente infarto miocardico, shock. Insufficienza epatica, intossicazione alcolica acuta, alcolismo. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego acidosi lattica. L'acidosi lattica, una complicanza metabolica molto rara ma grave, insorge con maggior frequenza a causa del peggioramento acuto della funzione renale o di malattia cardiorespiratoria o sepsi. L'accumulo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Uso concomitante non raccomandato alcol. L'intossicazione da alcol è associata ad un aumentato rischio di acidosi lattica, in particolare nei casi di digiuno, malnutrizione o compromissione epatica. Evitare il consumo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Zulimet, compresse rivestite insieme ad altri farmaci come gastrografin, neonedil, soluzione, neoxinal alcolico, omnipaque 300, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Zulimet, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Zulimet, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e il diabete non controllato durante la gravidanza, gestazionale o permanente, è associato ad un aumento del rischio di anomalie congenite e mortalità perinatale. Una limitata quantità di dati sull'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La metformina in monoterapia non determina ipoglicemia, pertanto non ha alcun effetto sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere informati circa il rischio di ipoglicemia qualora la metformina sia utilizzata in combinazione con altri farmaci antidiabetici, ad esempio sulfoniluree, insulina o meglitinidi. Effetti indesiderati all'inizio del trattamento: le reazioni avverse più comuni sono nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e perdita dell'appetito, che si risolvono spontaneamente nella maggior parte dei casi. Per prevenirli si raccomanda, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non è stata osservata ipoglicemia con dosi di metformina cloridrato fino a 85 g, sebbene in tali circostanze si sia verificata acidosi lattica. Un sovradosaggio elevato di metformina o rischi concomitanti possono condurre ad acidosi lattica. L'acidosi lattica è un'emergenza medica e deve essere trattata in ospedale. Il metodo più efficace per rimuovere il lattato e la metformina è l'emodialisi. Si possono verificare pancreatiti nel contesto di un sovradosaggio da metformina. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Farmaci ipoglicemizzanti, escluse le insuline. Biguanidi. Codice ATC. A10BA02. Meccanismo d'azione: la metformina è una biguanide con effetti antiperglicemici che riduce sia il glucosio plasmatico basale sia il. Proprietà farmacocinetiche: assorbimento. Dopo una dose orale di metformina cloridrato compresse, la concentrazione plasmatica massima, Cmax, si raggiunge in approssimativamente 2,5 ore, Tmax.
La biodisponibilità assoluta di una compressa da 500 mg, dati preclinici di sicurezza sulla base di studi convenzionali riguardanti la sicurezza farmacologica, tossicità di dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva, i dati preclinici non mostrano particolari pericoli per l'uomo. Elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Ipromellosa 615 sodio carbonato anidropovidone K25 magnesio stearato rivestimento. Ipromellosa 606 macrogol 6000 titanio diossido e 171 farmaci equivalenti in farmaci equivalenti di Zulimet, compresse rivestite a base di metformina cloridrato sono. Glucofage, compresse rivestite, metfonorm, metforal 1000, metformina almus, metformina urobindo, metformina doc, compressa rivestita, metformina EG, metformina EG Stada Group, metformina Exal AG, metformina Exal, metformina Milan Generics, metformina Pensa, metformina Teva Italia, metformina Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.